buongiorno alle feste. Questi bimbi vanno alle feste alla mamma. Amorini, Mili, Mili, miei amori, Mili. Siete la cosa più bella del mondo. Buongiorno, amori miei. E ciao ragazzi, guarda quanto è buono. Zoccoline. Guarda lui che la vuole mangiare. Ehi, lasciala stare. Ciao. Madonna, quanto è cipolla. Ciao ragazze e ciao ragazzi, appena sveglia, oggi faccio un bel video cosa mangio in un giorno, perché a me piace tanto farli, penso che siano utili. Fatemi sapere nei commenti se vi piace questo genere di video in cui faccio vedere tutto quello che mangio in un giorno. Ne ho già fatti due, casomai vi lascio il link nel box informazione, però penso che siano abbastanza utili e molto molto carini, insomma, una giornata assieme a me attraverso insomma quello che mangio. Se vi piace questo genere di video mettete un bel pollice in su, un bel mi piace, così se raggiungo tanti tanti like ne faccio un altro al più presto. Iniziamo subito con una meravigliosa colazione. E per colazione ho preparato queste fette biscottate che già vi mostrammo e mia sorella in un video che si chiamava fette biscottate senza olio di palma e merenda. È praticamente una merenda che amo tantissimo, che è fatta con in questo caso ho messo lo yogurt greco sotto e sopra ho messo la marmellata, questa qua l'ho presa apposta per farvelo vedere, che è la fior di frutta di Rigoni di Asiago, che compro appunto in qualsiasi supermercato, prodotto biologico senza zuccheri aggiunti, e mi piace tantissimo. Così ho mandato sia la frutta, sia i carboidrati, sia le proteine, tutto. Come sapete ci vuole sempre tutto anche a colazione. Un bel tè, ho fatto questo qua, di solito faccio il tè verde e invece stavolta ho voluto fare questo, che è tè bianco con bacche di goji. Anche questo è bio ed è buonissimo veramente, e sono tutte le bustine dentro, buono buono veramente. Acqua e limone, che adesso vado a bere prima di tutto. Acqua tiepida con mezzo limone premuto. Per vedere queste, che sono le fette biscottate che ho utilizzato, sono integrali, senza zuccheri aggiunti e senza olio di palma. Cosa importante, sono della Germinal Bio che trovo al supermercato. E cosa importante, perché nel video che avevamo fatto delle fette biscottate senza olio di palma non ve l'avevamo fatte vedere ancora, invece adesso l'abbiamo trovata. Casomai ve lo lascio in sovraimpressione quel video, così potete vedere le altre fette biscottate senza olio di palma, e sono anche integrali, quindi sono buonissime queste qua. Quindi adesso mi vado a pappare tutto questo, una mega colazione. Ecco qua, per pranzo ho preparato questa qua, che è la quinoa, che in pratica l'ho cotta come si fa sempre la quinoa, eccola qua, cioè praticamente con l'acqua, già sapete, ve l'ho detto negli altri video. E alla quinoa stavolta ci ho aggiunto le verdure, cioè ci ho messo le melanzane, i peperoni, le zucchine, le olive verdi, che le ho spadellate semplicemente a dadoni in padella. Poi dopo ci ho aggiunto la quinoa, che appunto precedentemente cotta, e un po' di pollo per la parte proteica. Per i vegani ovviamente basterebbe anche solo così. L'ho cotto semplicemente in padella mettendoci un po' d'acqua e un po' di dado vegetale, però io uso questo qua che è completamente bio e naturale. Vi volevo sempre dire appunto di stare attenti a questa cosa dei dadi, perché quelli là insomma famosi che vendono al supermercato sono praticamente ricchi di glutammato, che fa malissimo. Invece questo è completamente naturale e contiene solo verdure, quindi è sano e naturale. E praticamente mi piace cuocerlo così il pollo, perché non viene secco, invece quando lo faccio alla piastra viene secco. Super yummy yummy, buon appetito. A me piace tantissimo anche metterci le olive verdi e nere, viene buonissimo, troppo troppo buono. Buon appetito. Ok, miam miam. Vuoi anche tu questo? Hai fame, amore? Pre merenda preparo il mio amato porridge, adoro troppo, con la crusca d'avena bio. Dato che mi devo andare a allenare, allora va molto bene questa qua, perché come sapete l'avena
dà molta energia, quindi serve tantissimo, dà molta energia e anche molte proteine, quindi metto, come ho fatto vedere negli altri video, ho fatto numerosi video di porridge, comunque metto sempre una parte e tre parti di latte di soia in questo caso per farlo ancora più proteico, se no anche l'acqua va benissimo, un altro latte vegetale a vostro piacere, questo è quello là che compriamo al Lidl, competente, naturale, senza zuccheri aggiunti. Quindi... eccolo qua, appena tolto dal fuoco. È così bello, liscio liscio, sembra proprio tipo un budino. La cosa speciale che adesso vi faccio vedere è che lo faccio rinforzato, cioè più proteico e nutriente, mettendoci lo yogurt greco magro, che questo contiene tante 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 proteine. Beh, tipo d'inverno lo yogurt pare che, non lo so, non riesce a mangiare tanto con piacere perché magari è freddo. Questa è una bella alternativa, le lascio un po', faccio vedere per decorare dopo. Viene buonissimo, viene proprio tipo una crema unita a questo. Provatelo, diventa ancora più buono il porridge con lo yogurt dentro. Godurioso anche l'aspetto, importante. Un po' di frutta secca che non può mancare, lo sapete. Io ci metto le noci stavolta, noci, nocciole, mandorle, sono tutte ottime, però con le noci pure è buono, buonissimo. Ho della mia magica crema di nocciole che straamo, lo sapete, è buonissimo così col cacao, e la crema di nocciole sembra tipo la crema appunto di nocciole. Troppo buona questa, mamma mia. Un po' di cioccolata fondente in gocce. Mamma mia, che vi mangiate? Una cosa troppo troppo buona. Pronta per allenarmi magnificamente. Guardate che bella merenduna. Buon appetito. Eccoci qua ragazze, finalmente la cena dopo una giornata stancantissima, anche la palestra, veramente sono distruttissima. Adesso faccio le crepe, sto facendo quelle là che vi ho fatto vedere, appunto vi ho fatto il video delle mie crepe salate appunto vegane. Adesso quindi vi faccio vedere anche come la farcisco per fare appunto una crepe completamente vegana, che nel video che vi ho fatto, appunto che vi ho fatto vedere il precedente per fare la crepe, non ve lo feci vedere. Quindi se volete vedere quel video ve lo lascio in sovrappressione. Adesso vi faccio vedere come la farciamo, quindi buonissima, però un'alternativa appunto vegana, senza uova e completamente sana e leggera. Nancy non scassa niente, non mi preoccupate, Nancy che sta scassando bottiglie d'olio, fa l'equilibrista, non ho preso in tempo, vabbè, non si è rotta. Ok, adesso vedi che ti faccio mangiare, Nancy, una cosa buona buona. Ecco qua, preparo il tofu in padella. Questa è una ricetta del tofu che è veramente ottimo modo alternativo per mangiarlo. Semplicemente lo metto qua dentro e lo sbriciolo, insomma potete fare con le mani ma anche con la forchetta, con quello che volete. Molto molto semplice e veloce sta ricetta. Io poi mi piace di sperimentare, che mi annoio a mangiare le cose sempre uguali, quindi penso che l'avete capito. Come ho tante idee nei cosmetici, ce l'ho anche in cucina perché mi piace variare. Il nostro tofu, andiamo ad aggiungere un po' d'olio, un filo d'olio d'oliva. Donateci per la cucina che non è pulita, ma noi facciamo le cose proprio naturali, cioè veramente come cioè adesso noi dobbiamo mangiare, non abbiamo preparato nulla, abbiamo acceso la videocamera e stiamo mangiando, quindi non abbiamo un set di video, è proprio la naturalezza. Aggiunto filo d'olio, adesso faccio rosolare il mio tofu. Mentre che cuoce, schiaccio anche un po' così con la forchetta, ne cottura un po' di paprika. Un poco proprio, c'è cioè un chilo di paprika. Un chilo di paprika e 8 kg di curry qua. Buonissimo. Poi dipende dai vostri gusti, io abbondo insomma, avete capito, mi piace abbondare.
È un pizzichino. Oh, proprio un pizzico. Proprio un pizzichino di sale rosa, perché comunque già abbiamo messo un sacco di spezie, poco così. Intiepidiamo la nostra piadina, che è quella appunto che vi ho fatto vedere nel video. Ho fatto queste crepe di farina di ceci, quindi se non avete visto il video andatelo a vedere. Ci metto un po' di questo, di tofu, completamente vegan, però molto proteico, perché il tofu è un alimento molto molto proteico. C'è cookie, i funghi e un po' di pirindili. Ecco qua, adesso la andiamo a avvolgere proprio come se fosse una crepe, una piadina. Finalmente pronta la nostra cena con le nostre crepe. Appunto le abbiamo divise, e queste le abbiamo fatte quelle vegane, questa invece l'abbiamo fatta con la fesa di tacchino e sempre i friarielli, un altro po' di tofu, poi la nostra amata e immancabile zucca al forno, e poi qua un po' di salsine, la senape di Digione che io adoro tantissimo, questa è bio, è ottima, e poi il mio ketchup fatto in casa di cui vi ho fatto il video, insalatina, abbiamo preparato qua con i semi di canapa, anch'essi molto proteici, e poi qua abbiamo anche un po' di pane integrale fatto in casa, qualora avessimo ancora fame mangiamo un po' di pane, e siamo pronte. Questo è il piatto di Nancy, questo è il mio. Mangiamo, buon appetito, che bella la nostra tavola. Yeah. Finalmente si mangia. Io le adoro, io queste le adoro, veramente sono buonissime. Mettete un bel pollice in su, così se raggiungo tanti mi piace, se raggiungo 3000 mi piace, faccio un altro video cosa mangio in un giorno, subito al raggiungimento ne faccio un altro, che so che vi piacciono tanto. Ciao ragazze, ciao, ciao anche da Nancy, ciao. Buon appetito. Ciao.